Bene, abbiamo questo brano musicale che può aiutarci a trovare le frequenze non piacevoli all'ascolto delle nostre strutture che ospitano gli altoparlanti e le relative strutture che possono essere indotte da queste frequenze. Ok, andiamo a fare una prima cosa. Andiamo a togliere le bassissime frequenze e le alte frequenze. Questo è lo spettro classico della banda audio che può generare frequenze non piacevoli all'ascolto, vibrazioni. Possiamo anche andare a verificare se queste vibrazioni stanno sulla nostra sinistra oppure sulla nostra destra, quindi portiera sinistra o portiera destra se parliamo di auto, o sistema audio sinistro o destro se parliamo di una casa, di un'abitazione. Ora mettiamo tutta la parte sinistra, lasciando in mute la parte destra, a parte la mia voce che comunque risulta sempre al centro. Ora andiamo dalla parte destra . Questo brano ci serve per localizzare se abbiamo queste vibrazioni. Poi vedremo come intervenire per toglierle. Ok, ora andiamo a prendere un altro tipo di equalizzazione centrata su quattro picchi di frequenze differenti. 220, 1020, 3000 e 5100 Hz. Possiamo sempre selezionare o solo la parte sinistra o solo la parte destra. Bene. Se abbiamo avuto l'impressione e magari anche la certezza di aver trovato delle frequenze che generano vibrazioni o vibrazioni che vengono generate da queste frequenze, prendiamo nota di questo. Ora andiamo a fare un'altra equalizzazione del brano e andiamo a spingerci su 500 Hz, togliendo il filtro passa-basso. Andiamo ad ascoltare solo la parte sinistra. Ed ora solo la parte destra. Bene. Ora abbiamo le frequenze più basse rispetto a prima. Abbiamo una bellissima enfasi intorno ai 52 Hz. Per l'esattezza abbiamo 43, ora 39. Ora 33, ora 31. Se il vostro impianto audio riesce a riprodurre queste frequenze, e questo è un buon segno, possiamo ascoltare se ci stanno vibrazioni. Anche se a queste frequenze non abbiamo molto effetto stereo, anzi, in realtà le registrazioni non prevedono questo, andiamo a sentire sinistra e destra. Ok, se abbiamo notato delle vibrazioni che non sono belle per l'ascolto originale,
disegniamo e poi andremo a vedere come sistemarle. Ora ascoltiamo tutto il brano introducendo un nuovo tipo di equalizzazione che andrà a enfatizzare alcune frequenze. Solo le frequenze basse, anzi ultra basse. Siamo a 100 Hz. Ora abbiamo introdotto anche 31 Hz, molto enfatizzati. Aumentiamo. Ora abbiamo le medie. E di nuovo le basse. Bene. Quali sono state le frequenze che disturbano il segnale originale? Le medio-basse, le basse o le medio-alte? Sicuramente le medio-basse avranno dei problemi, a meno che non abbiamo già trovato una soluzione per risolvere questo. Bene, torniamo intorno alle frequenze di 200 Hz. Generalmente in questa parte di gamma abbiamo delle vibrazioni dalle 200 ai 100 Hz. Ora stiamo scendendo, questa è un'altra porzione di gamma molto importante da